Buonasera, eccoci a riprendere le nostre catechesi. Stasera chiudiamo il percorso dei 10 comandamenti, perché il nono e il decimo comandamento li mettiamo insieme e vanno insieme. Anche perché poi martedì prossimo, se non sbaglio, se non erro, il primo maggio, e quindi non c'è catechesi, ma le altre che faremo tutto maggio e il restante periodo di giugno fino alla conclusione dell'anno di catechesi, voglio dedicarlo a Maria guardando la Pentecoste. Cioè siamo nel mese di maggio, mi sembra che è cambiato in qualche maniera anche la prospettiva rispetto al passato, perlomeno per la nostra comunità, dove vi ricordate molto era forte il mese di maggio, dove tutte le sere c'era il pensiero mariano, c'era l'adorazione, c'era il rosario. Ora i tempi sono un po' cambiati, ma mi sembra doveroso per noi fare un percorso insieme a Maria, e perlomeno le quattro catechesi di maggio le dedichiamo a Maria in attesa dell'ascensione e della Pentecoste, così che noi quest'anno abbiamo dato una possibilità di affrontare il nostro crescere spirituale nella parola di Dio, dando spazio ai due grandi momenti dell'Avvento e della Quaresima, i tempi forti, ragionando sui 10 comandamenti dall'inizio fino alla fine. E poi, come è giusto che sia, per Maria, con Maria, a guardare al volto del Cristo risorto che ci invia la Pentecoste. Ora, il nono e il decimo comandamento sono difficili ancora di più oggi, perché sembrano marginali rispetto agli altri. Sembrano perfino più marginali rispetto alle attenzioni che vengono date all'altro, perché è giusto ricordare che diventa in qualche modo, come dire, più facile, anche se il compromesso con il male è evidente ogni volta che tu infrangi la legge, no? Non rubare, non uccidere. E anche in qualche maniera più stato sfruttato e più letto non commettere adulterio, non commettere atti impuri. Giusto in un percorso che abbiamo aperto in ragione dei significati profondi, che siamo partiti da io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me, e abbiamo detto il perché, ne abbiamo in qualche maniera fatto un percorso insieme di ragionamenti e di parole, ma arrivare a questi due, soprattutto quando si parla di desiderio di, e quasi in qualche modo pensare che c'è la legge che, di Dio che mi impedisce perfino in qualche maniera di desiderare o di pensare quello che poi non è detto che ottenga. Come quando qualcuno mi dice: padre, ma come faccio io a governare i miei pensieri? Ho peccato in pensieri e in opere. I pensieri vengono da solo, io mico colpa del pensiero. Cosa vuole dire la parola di Dio? Proviamo a capirlo, perché capisco che a volte, proprio perché non lo si capisce, lo si trascura. Eppure fa parte delle 10 parole fondanti e fondative: non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri. In Esodo si dice prima la roba e poi la donna, in Deuteronomio prima la donna e poi la roba. Fatto sta che il nono e il decimo riguardano l'altrui desiderare, il bramare quello che non ti appartiene. Si potrebbe anche in qualche modo sottolineare con invidiare quello che gli altri hanno, l'invidia. Ma non è solo questo. Proviamo innanzitutto a leggere quello che dice la parola di Dio. Proviamo a leggere il comandamento così come è dato. E poi proviamo a capirlo.
se è proprio così distante rispetto a quello che noi ci siamo detti essere una legge di Dio, che non è tanto qualcosa che tu devi fare per fare piacere a Lui. Non è, il comandamento non è dato perché tu devi dare onore a Dio, perché Dio non ha bisogno che tu rispetti le leggi per Lui. Sei stato tu a chiedere a Lui cosa devo fare io per essere in armonia con il tuo pensiero. E il suo pensiero è il pensiero che noi dobbiamo essere felici. Se ci dà un percorso, se ci dà una via da seguire, questa via non è in ragione dei doveri che abbiamo verso di Lui, ma dei doveri che abbiamo verso noi stessi. E nel momento stesso in cui il primo dovere che abbiamo verso noi stessi è la dignità ed è la libertà ed è la verità ed è il rispetto di noi stessi, se io mi metto in questa luce, allora probabilmente il comandamento, più che vietarmi qualcosa, mi sta dicendo: orienta la tua vita a questo, perché altrimenti se non lo fai sei infelice e infeliciti pure gli altri. È chiaro qual è il ragionamento? Non è che io non debbo perché è peccato, ma perché è un peccato rispetto alla offesa che io faccio alla mia dignità umana, alla mia libertà. Questo deve essere una cosa sulla quale noi dobbiamo stare molto attenti, perché noi preti non ve l'abbiamo fatto capire abbastanza, perché abbiamo sempre detto che questi sono i peccati mortali, così abbiamo detto, mortali, perché sono le punizioni che Dio ci dà in ragione delle nostre colpe. Non è così. Sono mortali, ma sono mortali per la nostra dignità. Sono mortali perché la nostra vita si impoverisce, muore, perché noi perdiamo la nostra dignità e la nostra forza di dignità in ragione del nostro progetto e della nostra visione. Allora, non uccidere non riguarda soltanto la vita che togli all'altro e quindi togli vita, ma è anche la tua negazione di vita in te stesso. Non rubare non riguarda, non è una cosa che fai piacere a Dio a non rubare. È il tuo relazionarti con te stesso in ragione della sua presenza, al quale hai detto che non c'è altro Dio al di fuori di Lui, per cui hai posto come chiave di ingresso il principio per quale hai chiesto che ti sia dato una strada, una via, delle tappe. Allora ricominciamo a leggere quello che dice il Decalogo. Non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Vedete come il Deuteronomio, il Decalogo nell'Esodo, amplifica rispetto a quello che noi abbiamo detto: non desiderare la roba d'altri, non desiderare la donna d'altri. Sembra quasi che ci stia dicendo: bada bene, faccio una premessa, non è che sto inguaiato a già rimanere inguaiato, non so se rendo l'idea, non è che io non debbo avere aspirazioni, anzi, oppure non debba avere un sano obiettivo nella mia vita, direi anche una sana ambizione di migliorare la mia condizione, perché molto spesso la lettura pessimistica, direi negativa, di questo comandamento ha portato nella costrizione i poveri a restare tale, cioè quasi a dire: visto che i ricchi sono ricchi e soffrono nella condizione di ricchezza, voi siete felici perché non tenete niente. In una lega così non mi sembra che sia questo il percorso. Questo piuttosto è un percorso indù, no? Dove i paria sono intoccabili anche nella loro condizione estrema di indigenza, perché è il luogo della loro salvezza. Hanno fatto il loro ciclo, sono andati a trovare anche il loro estremo rifugio nella loro condizione, devono liberarsi e quello è il loro atto finale.
Ma il cristianesimo è contro la povertà, è contro la miseria. Per cui desiderare di stare meglio non è un peccato. Io ho legato per questa condizione la donna ad altri, la roba ad altri. Il vero punto non è guardare al meglio degli altri per attrezzarsi e lottare per averlo, quanto piuttosto entrare in una fase di gelosia, invidia, schiacciamento rispetto alla realtà altrui, per cui più perché lottare per poterlo ricevere, si brama per poterlo togliere all'altro, al limite danneggiarlo, semmai distruggerlo per il solo gusto di distruggerlo perché non è tuo. Questo vale per la donna, per l'uomo, quando il desiderio di un altro o di un'altra viene a rompere l'equilibrio all'interno e l'armonia di una realtà che poteva essere in qualche maniera vissuta in maniera diversa. Io forse posso aiutare me e voi con quello che dice Giacomo, che non legge immediatamente questo comandamento, no? Questi due comandamenti che stanno, non legge insieme, ma forse ci può aiutare. Giacomo, voi sapete che è uno degli apostoli che scrive una delle prime lettere cristiane, lettere apostoliche, prima di Paolo, prima degli altri, ed è così diretto ed immediato, così franco e anche così libero nelle cose che dice, anche estreme, che pensate, non vi scandalizzate di queste, perché che per secoli la lettera di Giacomo è stata censurata dalla Chiesa, per cui non veniva letta nelle assemblee. Umberto Eco parlava del libro di Aristotele sulla risata, sulla commedia, che veniva censurato, quello era un suo pretesto nel Nome della Rosa. Il libro che viene censurato, anzi i due libri che vengono censurati della Sacra Scrittura non vengono mai letti nelle assemblee, abbiamo dovuto aspettare il Concilio Vaticano II per essere fatto, sono il Cantico dei Cantici, perché diceva che faceva venire cattivi pensieri. Pensate un poco, la parola di Dio censurata perché quel testo innalza l'armonia sessuale al rapporto imitativo dell'amore di Dio per il suo popolo. E noi abbiamo censurato la parola di Dio e abbiamo censurato per motivi politici, andatevela a leggere, abbiamo censurato la lettera di Giacomo, che era una visione di società completamente diversa, che si originava quella società nel superamento di una proprietà che era appannaggio di pochi a danno di molti, dove la ricchezza veniva denunciata come oppressiva qualora la ricchezza non era anche partecipazione, condivisione. Non si è contro i ricchi nel libro di Giacomo, ma si dice che un ricco che pensa solo a se stesso non è in ragione della costruzione della comunità. Voi capite che è una chiesa che più delle volte, al di là di esempi esaltanti, basta pensare a quello di Francesco, che chiaramente ha lanciato una sfida di nuovo significato, ha sempre ragionato di collaborazionismo con i potenti. Potevano cambiare i governi, potevano essere di destra, di sinistra, di sopra o di sotto, i necessari che pagavano le decime erano tutte in qualche maniera garantite. Ora io vi provo a leggere con voi Giacomo stasera, è una parte significativa, proprio tenendo presente, voi dovete tenere presente, non desiderare la roba ad altri, non desiderare la donna ad altri, dove il termine desiderare non è tanto quello di dire io capisco, mi rendo conto che ti è passato un pensiero per la testa perché hai visto una cosa, no? Non è quello il punto, ma è la concupiscenza, concupire, cioè muovere il desiderio
per impunemente, forzatamente, dannosamente, violentemente smuovere una realtà per portarla a tuo vantaggio contro di un altro. Proviamo a capire, perché non si tratta di giustizia sociale, perché altrimenti finiamo per dire i poveri sono poveri e sono salvi. Gesù non ha mai avuto queste idee, Non è che dice, visto che sei povero, nella condizione che sei povero, socialmente ultimo, tu ti sei salvato per questo, perché altrimenti lasciamo legittimato quasi la condizione di ultimo come una condizione di privilegio. Non è questo, perché altrimenti non si spiega perché Gesù cura chi è ultimo, non si spiega perché augura a chi soffre che non soffra più, che a chi ha fame venga in qualche maniera dato da mangiare, e non si spiegherebbe perché lui dice ai suoi che per poter trovare la verità di Dio bisogna fasciare le ferite, curare gli infermi, accogliere i viandanti, no? Perché questo voi l'avete fatto a me, io ero nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, altrimenti non si spiega, non è che tu non devi desiderare di migliorare, non so se ho reso l'idea. Andiamo da Giacomo, se no le mie parole diventano... Ecco, andiamo da Giacomo, siamo al capitolo quarto di Giacomo. Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Ora, quando parlate di membra, di guerre e liti, non parlate, non pensate soltanto alle grandi guerre e ai grandi conflitti, anche nella famiglia, anche nelle relazioni, anche nelle famiglie, pensate intorno ad un'eredità e intorno a diritti e presunti diritti o a divisioni, quelle che si scatena. Tu hai avuto più assai, hai avuto più poco, e i genitori quanta difficoltà a volte hanno nel gestire i beni. Allora, da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Badate bene che il termine non è semplicemente il martirio o la santità nel dire no, tu fai meglio a non pretendere, a non avere diritti, perché questo porterebbe a un'ingiustizia, no? Se tu hai un diritto, tuo diritto, se poi vuoi avere la carità e l'eroismo, ma tu il tuo diritto è nella giustizia che l'abbi. Da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Guardate l'immagine di Giacomo. Bramate, concupite, non riuscite a possedere e uccidete. Bramate, non riuscite a possedere e uccidete. Voi queste parole le potete cambiare a differenza degli stati ambientali o degli scambi relazionali. Invidiate, non riuscite a ottenere, combattete e fate guerra. È un quadro, capite? Non ruba, non desiderare dove sta, non desiderare la roba d'altri, la donna d'altri. Bramate, non riuscite a possedere e uccidete. Invidiate, non riuscite ad ottenere, combattete e fate guerra. A volte io penso a quanta violenza, proprio per il desiderio malato, esiste nella nostra società. Pensate al femminicidio, da dove nasce. Pensate al sopruso che c'è sui posti di lavoro.
Pensate alla concorrenza malata, al furto di idee. Pensate al carrierismo esasperato che uccide le relazioni. Non desiderate la roba data, non desiderate la donna data. Pensate a che cosa si fa per ottenere quello che si vuole con tutti i mezzi e a tutti i mezzi. Altro che un comandamento marginale, no? Pensate quale tipo di rivoluzione sociale ci sarebbe se il desiderato, detto in questi termini, fosse in qualche maniera un desiderio legittimo, curato rispetto a quella che è una sana ambizione e non malata. Bramate, non riuscite a possedere e uccidere. Invidiate, non riuscite ad ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri. Gente infedele, non sapete che amare il mondo è odiare Dio. Ovviamente abbiamo capito in che senso amare il mondo e odiare Dio. In questo modo, chi dunque vuole essere amico del mondo si rende amico, nemico di Dio. Io ho la sensazione, e non è una debole sensazione, che Giacomo ci mette sulla strada rispetto ai due comandamenti. E penso anche che gran parte delle nostre insoddisfazioni, delle nostre depressioni, delle nostre malattie mentali derivano da questa concupiscenza che ci uccide, che ci mette fuori da un'armonia di normalità di relazione. Voglio essere chiaro, che uno fa un pensiero su una donna, su un uomo, può capitare, capa, funziona a vuoto a perdere in certi momenti, capita. Il problema, pensiero, che uno vede, non è che uno vede un attore o un'attrice in televisione fanno un pensiero, capita, è umano, non va vita tagliata, perché Gesù dice meglio per te tagliare la mano, tagliare la testa, non è quello, è il desiderare fraudolento. È la volontà distruttiva della gioia degli altri. E per questa volontà distruttiva, desiderando di avere quello che non si ha e altri hanno, si fa di tutto per toglierlo, per eliminarlo, fosse anche la vita dell'altro. La calunnia entra anche in questo tipo di... La costruzione maniacale del male da fare all'altro. Beh, si potrebbero citare tante tragedie, tante opere liriche in cui il desiderio diventa tragedia. Chi più ne ha più ne metta, no? Potete andare a visitare grandi scenari mondiali in cui la lotta e la guerra nascono dalla sproporzione del desiderio di grandezza, che può essere surrogato, supportato solo con la distruzione degli altri. Ma questo avviene per i grandi conflitti e anche per i piccoli conflitti. La megalomania che porta progressivamente alla necessità di possedere sempre più cose da togliere agli altri. Se poi mi concedete un ultimo percorso, quanto questo oggi dica nelle serenità delle famiglie, quando desiderare la donna d'altri e l'uomo d'altri ha portato a sconquassi infiniti, la dice lunga di cosa stiamo parlando. E desiderare non, come dicevo precedentemente, come innocente passaggio mentale,
Vi posso assicurare che per la mia esperienza ne sento che ne risento. E questi sono peccati mortali. Peccati mortali. Soprattutto che partono da quelli che, avendo avuto minato la propria relazione, per vendetta vanno a minare relazioni altrui. Che una donna si può lasciare, che un uomo si possono lasciare nelle ordine dei fatti, è un peccato, certo, che dal punto di vista della, ma può succedere che due non ce la fanno più. Io sto tentando anche di scriverlo, l'ho scritto domenica scorsa pure, no? Penso che anche quando un amore finisce, se finisce un amore, ci dovrebbe essere la civiltà di una relazione, cioè l'educazione che dovrebbe essere in qualche maniera nella civiltà dei rapporti. Cioè anche due persone, soprattutto se poi ci stanno i figli, dovrebbe essere in qualche maniera messo in condizione un figlio di trovare un padre e una madre che restano padre e madre anche se non sono marito e moglie. Non so se rendo l'idea, cioè, si dovrebbe trovare pace, anche se capisco che inizialmente è difficile perché ci sta un conflitto che resta, il dolore che resta, la difficoltà, capisco, ma poi uno deve trovare pace e far trovare pace. Io però dico anche che c'è la necessità di fare i conti però con la verità. Soprattutto quando l'invidia dell'altro porta a generare la distruzione della felicità altrui. Ed è lì che non mi trovate. Perché il vero problema non è un divorzio, in questo caso. Non è il fatto che due persone, eppure è un grande problema, è una grande sofferenza, non è che due persone proprio non ce la fanno più a stare insieme perché ormai i caratteri sono diventati insopportabili. Il vero problema è che tu concupisci una persona che sta bene, che sta tranquilla, che vive serenamente nella coppia, che sta tranquilla, e tu muovi tutte le azioni per rubare l'amore, per rubarlo. Non è più il fatto di metterti in relazione alla pari rispetto ad una realtà. Non so se ho reso l'idea, sono percorsi diversi. Capisco, mi rendo conto. Quando uno dice io mi sono innamorato di un altro, benissimo. Ma voi volete che un prete nella sua vita non gli capiti mentalmente di provare il sentimento dell'amore? Capita. Ma il prete sa che è prete e che il sentimento si blocca là, perché lui già è impegnato, perché è impegnato, lo blocca sull'origine perché dice è impegnato, se non fossi impegnato, non so se ho reso l'idea, se io desidero contro il desiderio di un altro, cioè per fargli procurare il desiderio che io ho lo stesso, non so se rendo l'idea. E in quel caso sto commettendo un'azione violenta, non giusta, non adeguata. Perdonatemi la franchezza, Tutto è possibile, ma in quel caso c'è una responsabilità. Non è qualcosa che è finito e perché è finito e ricominciato. È qualcosa che tu hai distrutto ed è altra ragione. Tu non sei responsabile perché ti sei messo con qualcuno. Tu sei responsabile perché hai fabbricato un percorso, una strategia, fino al punto di far chiudere. E questo può avvenire nella relazione tra un uomo e una donna, ma anche se io personalmente mi compro una persona, me la compro, in ragione del successo, del potere, no? Pensate a quello che sta succedendo politicamente in Italia. Politicamente, dico in genere, nelle faccende politiche. Allora, pensate a quando la parola di Dio non entri con prepotenza nella nostra vita per farci male, ma per consentirci
da uomini di restare da uomini. Il peccato non è contro di lui. Il peccato è quando faccio male a me stesso e faccio male a nato. Questo è. Allora, se vogliamo riassumere tutta la legge, Gesù direbbe: ama Dio, ama il prossimo come te stesso. No? Questa è la legge, tutti i 10 comandamenti. Dio prima, gli altri e te. Non fa male a te, che non farai male agli altri, e Dio ti vorrà bene. Questa è tutta la legge. I 10 comandamenti stanno qua. Se proprio vogliamo farlo, proprio stretto, 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 e non vogliamo manco partire per grandi ideali, non fare mai agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Punto. Agisci così e agirai bene. Questa è la legge. Dio prima, gli altri, te. Non possono esserci gli altri se tu non ci sei. Ama te stesso. Amando gli altri, amerai Dio. Dio al primo posto, tu e gli altri. Mai il male, il bene. E poi non hai più bisogno che Dio ti dica, perché c'è la tua coscienza. E nella tua coscienza tu sai perfettamente il bene che devi fare e il male che non devi fare. Ecco perché gli ebrei hanno quei riccioli, sapete, no? E poi tengono sotto il cappello una scatoletta che tengono sempre qui, sotto il cappello. E intorno a quei riccioli mettono, quando pregano, due rotolini, che sono i 10 comandamenti. Se le tengono appesi, così come qui tengono la profezia che annuncia la legge, qui la Torah: Signore, io non perderò neppure una delle tue parole, le porto appese alla mia testa, perché esse siano i miei pensieri, esse siano la mia guida. Nella tua legge, Signore, è la mia salvezza. Ora capite, spero di averlo in qualche maniera detto a me e a voi, la legge non è per Dio, non è offesa a Lui venirne meno, ma alla nostra dignità. Che Signore Gesù ci faccia comprendere la sua parola. Vabbè, ci vediamo.